Ragazzi, la vedete questa? Questo è succo di mortacci quanto è buono. Bella milfona questa proprio, eh. Vediamo se trovo a Tortolì alla 21 Steakhouse la bistecca più buona d'Italia. Amici di Braciami Ancora, sono a Tortolì, in Ogliastra, in Sardegna, provincia di Nuoro, e sto andando a trovare Luca. Luca è il proprietario di 21 Steakhouse ed è una delle pochissime steakhouse in questa zona della Sardegna. Luca mi ha chiamato l'altro giorno e mi ha detto: Michele, secondo me io posso farti assaggiare quella che è la bistecca più buona d'Italia. Ma per assaggiare quella che secondo Luca dovrebbe essere la bistecca più buona d'Italia non sono solo, perché con me è venuta Maddalena. Maddalena, ristoratrice di Caserta, grande intenditrice di carne, eppure una persona simpatica, ok? Curiosa di assaggiare. E da brava donna del sud ti stai cacando sotto dal freddo, perché siamo nel pieno mese di gennaio. Quindi io direi così: tanto questa me la piglio, te la scippo io, perché non vuoi andare con questa, ti scippo la cerpetta di Maddalena. Quindi ora entriamo prima che diventiamo due ghiaccioli. Sarai la migliore sommelier della carne. Sarai la mia migliore sommelier della carne. Okay. Già ti candidi così, ok? Ambiziosa la ragazza. Andiamo, dai. Ciao Luca. Ciao, buonasera. Allora, siamo arrivati. Buonasera. Maddalena, Luca. Luca, Maddalena. Ciao, buonasera. Via la porta, se stavo a morire freddo. Non so cosa ti ha spinto a chiamarmi e dirmi che puoi farmi assaggiare la bistecca più buona in Italia. Okay. Vogliamo sfidarti. Ti giudicherà un sacco di persone, ok? Sono e siamo molto contenti. Però ragazzi, intanto volevo farvi vedere un piccolo particolare che dove mi è caduto l'occhio. C'è una parete con i coltelli. Su ogni coltello c'è un nome. Sì. Classici nomi scandinavi, no? Maggiano, Usai, Scato, Onnis, Emalloro, qui Emalloro, poi gli mandavo una storia allora. Masala, Mugazza, Cannas, no? Tegas, tutti i nomi di Alto Tesini. Sì, sì, sì. Il locale è molto carino. Quanti coperti sono? Allora, interni 38 coperti. Okay. Poi d'estate ovviamente c'è la verandina esterna con 25 coperti. Quindi arriva a 60, sì, diciamo, sì, 60, sì, sì, con un po' di fantasia, dai. Invece quel signore là elegante laggiù che ride sotto i baffi. Manuel è il responsabile. Ah, Manuel, vieni qua, va. Buonasera. Ti volevo dire una cosa: stasera non ci servi. No, prenditi una giornata di vacanza e di ferie. Oggi. Esatto, te ne puoi pure andare. Meglio okay, così. Vai, perfetto. Però ci tenevo a presentarti. Ragazzi, voi arrivate qua, c'è Manuel. Oggi Manuel non lo coinvolgiamo fondamentalmente perché noi mangiamo dentro la cucina. No, infatti, quindi. Ok, perfetto, va bene. Va benissimo. Ma se vuoi stare con noi, fai come te pare. Caro Luca, lì c'è la cella di frullatura delle carni. Sì. Ed è là dentro che sta l'ombo, la bistecca che noi andremo a mangiare. Sì. Luca, in questo momento io conto 8 lombi. Sì. 8 selezioni diverse? Sì. Qui abbiamo un Suami Wagyu. Sì. Con circa 4 mesi di frollatura. Scottona di Angus spagnolo. Sì. Qui abbiamo una Speckled Pork. Qui abbiamo invece quella con il quale voglio sfidarvi. Ah, questa dovrebbe essere la carne dalla quale prendiamo la bistecca più buona d'Italia. Esatto. E di che parliamo? Qui abbiamo un castrato ed è un incrocio tra una Bruna Alpina e una Simmental. Proseguiamo sotto. Con circa 2 mesi di frollatura. Selezione Yozza. Sì, la conosciamo bene. Locali. Qui abbiamo una Holstein olandese, Wagyu, Iberico, selezione Discarlux, sì. Questa è una Reggiana invece. Ok, italiana, sono quelle sì. Vacche che danno il latte. Allevate per la produzione del parmigiano reggiano. Il parmigiano reggiano, oppure quella intrigante. Di queste 8 quale prendiamo? Hai detto questa? Il castrato, sì. Beh, nato, allevato e macellato in Italia. Vabbè, però nel frattempo, mentre guardavamo e parlavamo di carne, mi è caduto l'occhio qua, sua credenza de nonna. Perché questa, signori, è la credenza come ce l'aveva mia nonna. Para. Appello a tutti i nipoti d'Italia, ragazzi, se nonna, bisnonno c'aveva una credenza del genere, nulla buttate. Non ci fate il fuoco, ok? No, non si fa. E tirami fuori sta carne, famola vedere. Mettiamola in un posto dove ci possiamo chiacchierare. Andiamo in cucina, ragazzi, incursione in cucina. Questa sarebbe la bistecca più buona d'Italia secondo te? Sì. Di che parliamo? Allora, questo è un castratto, quindi un bue. Bue. Ok, è un incrocio tra una Simmental e una Bruna Alpina, nata, allevata e macellata in Italia. Questo, ragazzi, diciamo, questa bistecca che Luca ci ha scelto ci dà l'assist per dire che a volte bisogna anche emanciparsi dal concetto di razza, perché ci sono certi incroci che danno tantissime soddisfazioni. Cioè non è obbligatorio rincorrere la razza,
la razza ha delle caratteristiche particolari, però che fanno gli allevatori, i veterinari, insomma, incrociano, si danno da fa per cercare il miglior prodotto possibile, e chissà che questo non sia un incrocio riuscito. Tu sei? Io sono Federico. Federico, il grill. No. Tu già l'hai assaggiata? L'altra parte dell'ombo, la parte del... Secondo te ha le caratteristiche per essere la carne più buona d'Italia? Probabilmente sì. Ma la cuoci sempre però te? Sì, te. Ci penso io, ci penso io. Questa la togliamo, giusto? Sì, la prima parte sì. Beh, 60 giorni di frollatura? Eh sì, siamo lì. Maddalena, avvicinati, vieni, vieni, Maddalena. La questione è interessante. Caratteristiche della Simmental. Che ti sembra? Una bellissima amarezzatura tipica della Simmental. Ah sì? Quindi questo è l'incrocio, è una caratteristica che gli ha dato la Simmental. Bene, tocca vedere la bruna alpina che gli ha dato. La dimensione, sicuramente. È un lomo golfo stretto, pesa esatto. 18 kg. Sì. Un lomo mediamente di una vacca normale sui 4 quintali pesa intorno ai 25 kg. Come la vuoi, Maddalena? Le fai quattro dita di Maddalena? Certo. Dai, anche cinque. Pure ci mettine cinque, Maddalena. Cinque dita di Maddalena. Facciamo cinque, vabbè. Dai. Mamma, che mano regala, grazie. Andiamo. Che ti sembra? Ha un colore intenso, una bella amarezzatura. Sì. Sai bene che tra le vacche italiane, beh, questo è un bue maschio, quindi già è difficile trovare l'amarezzatura, invece adesso guarda. Vabbè, questa ha tutte le caratteristiche per essere una bistecca che può essere presa in seria considerazione, giusto? Soprattutto deve essere italiana, eh? È italiana, poi guardate, ho messo il dito un quarto d'ora fa e è rimasto il buco. Annusiamo. Vabbè, l'odore è intenso. Dovremmo aspettare che si alza un po' di temperatura per capirla meglio. Sì. Io farei così, se siete d'accordo. Aspettiamo che inizi a sudare un po', perché tu mi volevi far assaggiare alcune cose che fai te, sì, sulle quali, ragazzi, bisogna dirlo, bisogna togliersi tanto di cappello. Perché vabbè che io l'ho preso di mira e lo sto prendendo in giro da quando l'ho visto, ma mi ha fatto assaggiare prima alcune cose a telecamere spente mostruosamente buone. Quindi sì, le bistecche, piazzale dove iniziano a sudare. Perfetto. E poi ci concentriamo però sulle robette che hai detto che mi volevi far assaggiare. Per passare il tempo. O non le cucinare, di... devono solo un po' sudare. Perfetto. Va bene. Poggiamo qua. Vai. Ragazzi, la situazione è questa: lì la bistecca sta sudando, qui il grassetto della bistecca si sta sciogliendo, perché faremo un esperimento. Noi ci concentriamo su questa roba qua, che secondo me è fuori legge. Proprio. Questi sono prodotti che fede. Sì, di che stiamo a parlare? Di un prosciutto di maiale nero sardo. È un maiale allevato nelle nostre montagne. Comunque, immagino proprio... che sia lo stato brado, ghiande. Però io ho insegnato una cosa dai norcini sardi, che con il vostro prosciutto bisogna fare così, giusto? Cucchiaio piccolo, cucchiaio grande. Maddalena, che vuoi? Bouchardo, tieni. Dai, su, non ci crede nessuno. Assaggiamo, va. Questa è soddisfazione. Dai, su. Il grasso a cucchiaio. Dai, vado io. Sì. Secondo me è merito del maiale. Sicuro. Ma non potendo il maiale confermare, ti devo dire che sei bravo a proporci sta roba. Bravo, c'ha lo stesso amarognolo sfizioso dell'olio extravergine, quello buono. Dimmi un po' se ce lo senti. Porca miseria, quanto è buono. Io capisco perché non fanno commercializzare questi prosciutti in tutto il continente, se no mandate falliti tutti gli altri. Ragazzi, la vedete questa? Questo è succo di mortacci, quanto è buono. Che è una cosa spaziale. Signori, questo ragazzo dal baffo arrogante ci ha appena preparato questa tartarina, giusto? Che tartare è? Sì, è sempre castrato sardo. Castrato sardo, perfetto. Condita, c'ha senape, sì, olio, sì, sempre sardo, sì, zeste di limone, sì, zeste di limone, ridillo, zeste di limone, traduci, bello, traduci, scorzetta di limone grattugiata, alla... se no... Aspetta, aspetta, fai la faccia da zeste di limone.
bella faccia da scorza. Io bravo, capito ragazzi, perché si dice zest di limone. Che bello. Vediamo, vediamo se hai rovinato la tartare come il 95% dei tuoi colleghi che ci mettono dentro anche il liquore, il brandy, un po' di diesel, di tutto, sì, la Nutella, olio motore, pistacchio, olio motore, via cali, idraulico liquido, e potrei continuare 12 ore. Mangiamo, dai. Amici chef, amici cuochi, amici che fate le tartare, i crudi, le battute, vi prego, non esagerate gli ingredienti sopra, perché quando si mangia la carne cruda, uno vuole avere il sapore di carne cruda. Baffo, ottimo lavoro. Grazie. Ragazzi, abbiamo portato a temperatura la nostra bistecca, che ora non è più fredda, ma ha sudato, vedete? Si è alzata di qualche decina di gradi. E possiamo metterci in mezzo, sennò... Oh, comunque ti sei staccato dal cucchiaio grosso da quando te l'ho dato. Fanno sa. Ah, bella, bella matura, bella matura. Bella milfona questa proprio, eh. Due. Ragazzi, mentre la bistecca cuoce, sta terminando la cottura, io colgo l'occasione, visto che sto all'interno della cucina, per ringraziare i nostri amici che ci permettono di fare questo giro per l'Italia, questo tour alla ricerca della bistecca più buona d'Italia. Parliamo della Mancini Market, è un'azienda che vende strumenti per le macellerie e per i ristoranti, quindi strumenti per professionisti. Andate sul loro sito se magari dovete comprare qualche cosa per la vostra cucina o per la vostra macelleria. Tra l'altro la Mancini Market vi dà la possibilità di comprare grossi macchinari, ad esempio i frighi per frollare o altre cose per la cucina, attraverso una formula di pagamento dilazionata, il cosiddetto noleggio operativo, che vuol dire che se un frigo costa 5.000 euro voi lo pagate 3 euro al giorno. Direi che la cosa è molto interessante, visto che non tutti hanno da tirare fuori dal portafoglio 5.000 euro così. Va bene, andate sul loro sito, studiate, guardate i servizi che fanno, e grazie perché ci permettono di fare questo giro per nelle migliori steakhouse italiane. Torniamo alla nostra bistecca. Ossaro, lo che hai fatto, me l'hai fatta al sangue, come piace a me. Ragazzi, qui alla 21 Steakhouse dei Tortolì, al tavolo vi arriva così, giusto? Non mi sembra affatto male, non mi sembra affatto male. Ragazzi, vediamo se trovo a Tortolì alla 21 Steakhouse la bistecca più buona d'Italia. Assaggiamo la caramellina di grasso. Non è grasso il sapore, vediamo il sapore di questo incrocio tutto italiano. Molto interessante, lo sai? Prendiamo ragazzi un pezzetto di carne che è rimasto attaccato all'osso, così vediamo se la frullatura è venuta bene. Di solito questa è la parte più saporita, quella attaccata all'osso, quella che si addenta con le mani, zac! Proseguiamo l'assaggio con un cucchiaino del suo grassetto fuso. Questa carne è mortacci quanto è buona. Sì, sì, sì. Ho assaggiato solo il grasso, ho assaggiato la carne e il grasso con il sale sopra. La mia esperienza sensoriale è completa. Lascio a Maddalena l'assaggio e me ne vado in sala per le conclusioni finali. T'aspetto, eh.
Ragazzi, siamo arrivati alle valutazioni finali. Questo incrocio per me era nuovo, non l'ho mai assaggiato. È una carne che era vellutata, ma non era ruffiana. Per ruffiana che intendo? Quella carne paracula che ci metti un granellino di sale, c'è cioè quel grassetto che va giù e manco te ne accorgi. No, non era di quelle. Il grasso, che sai io sono un grande amante del grasso, era dolce e aveva quella leggera nota erbacea che mi fa pensare che questa vacca un po' di pascolo l'ha fatto, ok? Quindi in finale una carne promossa. Allora vi faccio due esempi di cosa sarebbe questa carne traslata in altri oggetti. Dunque, se fosse una macchina sarebbe una BMW X3, una signora macchina, ne vedete tante, non è una macchina impossibile, ha le caratteristiche della BMW, ma non è ancora l'X6, che è il modello di punta. Altro paragone, se fosse un calciatore, cioè se fosse un calciatore chi sarebbe? Allora, secondo me, dopo un'attenta confronto qui con tutto lo staff che mi ha accompagnato, questa carne potrebbe essere o un Zaniolo o un Chiesa. Vi faccio capire, già hanno fatto vedere di che pasta sono fatti, ma secondo la critica possono dare ancora qualcosa in più e arrivare a livelli fantascientifici, quindi partiamo da ottime basi. Ragazzi, credo di aver detto tutto. Il tour della bistecca di Buona Italia non si ferma qui, prosegue. Io mi sono annotato tutto quello che mi dovevo annotare. Spero di avervi trasmesso tutto quello che questo locale 21 Steakhouse di Tortoli vuole comunicare ai suoi clienti. Un abbraccio ragazzi e che la brace sia con voi. Ciao, ciao. Aspetta, ragazzi, ditemi una cosa. Che faccio, Maddalena? La ricoinvolgo o la lasciamo a Caserta? Ditemelo voi. Ciao.